È il giorno perfetto per organizzare il regalo picnic delle fate. Ottima idea, Regina Cardo. Urrà! Io li adoro, i picnic. Tata Susina, prepara il regale cestino da picnic. Subito, Vostra Maestà. Vuole che aggiunga della gelatina magica per dolce? Ritengo che potremo fare a meno della gelatina magica quest'anno. Ma così il picnic regale non sarebbe più lo stesso. Beh, se mi prometti di non ricoprire l'intero regno di gelatina, come è successo l'anno passato... Si fidi di me, Vostra Maestà. Stavolta andrà tutto per il verso giusto. Mammina, può venire anche Ben al picnic? Ma Holly, Ben è un elfo. E il nostro è un regale picnic delle fate. Ti prego, può venire anche Ben? Lui è il mio migliore amico. Allora, immagino di sì, visto che è il tuo migliore amico. Urrà! Lo chiamo subito! Pronto? Parla con la signora elfo. Buongiorno, signora elfo. Può passarmi Ben, per favore? Sì, subito. Ben, è la principessa Holly. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Ti va di venire al regale picnic delle fate oggi? Sì, volentieri. Perfetto. Allora corri al castello più in fretta che puoi. Mamma, sono appena stato invitato al regale picnic delle fate. È davvero fantastico. Avrai bisogno di molto cibo, così lo potrai offrire. Che cosa preferisci? Una torta, del formaggio e un po' di frutta, per favore. Aggiungo anche una grossa fragola, va bene? Così ce ne sarà abbastanza per tutti. Grazie, mamma! Ciao! A più tardi, Ben. Eccolo! È arrivato Ben! Buongiorno a tutti! Ah, sarà divertente! Non è mai venuto un elfo a un picnic regale prima d'ora. Grazie per avermi invitato. Sembra molto pesante. Vuoi che ti aiuti a portarlo? Oh, ti ringrazio, Ben. Oh, ma è molto leggero. È leggero perché è un cestino magico. Non preoccuparti, Ben. Presto capirai. Guardate, è Gastone la coccinella. Ciao, Gastone. Paparino, Gastone può venire al nostro picnic? Non ne sono sicuro. Che cosa ha detto? Tata Susina forse riesce a capire la lingua delle coccinelle. Parteciperebbe con piacere al regale picnic delle fate insieme alla principessa Holly e a Ben l'elfo, Vostra Maestà. Molto bene. È solo un peccato che sia così puzzolente. Tata Susina... Puoi tradurre quello che dice? Sì che posso, ma è meglio di no. Ah, siamo arrivati. È il posto ideale per un picnic. Urrà! Cos'è quello? È del cibo, per il picnic. Vuoi dire che hai davvero portato con te del cibo per il picnic? Certo. Probabilmente questa è una strana abitudine degli elfi, Vostra Maestà. Oh, oh, è molto interessante. Ho portato tantissime cose per tutti quanti. Grazie, Ben. Ma noi fate non mangiamo il cibo degli elfi. Abbiamo il nostro speciale cibo delle fate qui dentro. Ecco, guarda. Oh, mi sembra che il vostro cestino sia vuoto. Forse avete dimenticato il cibo. Ti sbagli, Ben. Il cestino non è vuoto. Ti ricordi che è un cestino da picnic magico? E fa comparire tutto quello che vogliamo. Cominciamo con le bibite. Io avrei voglia di un po' di spumeggiante succo fatato. Cestino magico, saggio e intelligente. Fa comparire del succo fatato immantinente. Wow! Oh, oh, sì, giovane elfo. È piuttosto sorprendente. Ben, hai voglia di scegliere tu le bibite per voi bambini? Ricorda, puoi chiedere tutto quello che ti piace. Qualsiasi cosa? Posso davvero chiedere qualsiasi cosa mi piaccia? Certo, tutto quello che vuoi. Va bene. Limonata, per favore. Non ti sembra una bibita un po' banale? Gli elfi adorano la limonata e io sono un elfo! Ma Ben, puoi chiedere qualsiasi cosa ti piaccia di tutto quello che esiste al mondo. In questo caso, limonata con un pochino di gelato sopra. Sei sicuro di non volere qualcosa di più stravagante? D'accordo.
limonata con tantissimo gelato sopra. Ottima scelta, Ben. Cestino magico e incantato, dacci limonata con sopra tantissimo gelato. Urrà! Grazie, Holly. Non dimentichiamoci Gastone. Che cosa piace bere alle coccinelle? A loro piacciono le cose maleodoranti. Ha ragione. Per Gastone la coccinella prepara all'istante una bevanda verde e nauseante. Tata, forse l'hai fatta troppo puzzolente. Non piace nemmeno a Gastone. Ma figurati, le coccinelle adorano il succo di cavolo marcio. E adesso passiamo al cibo. Cestino magico, coraggio! Vogliamo dei sandwich con tanto prosciutto e formaggio. E adesso un buon dolce. Urrà! Della gelatina magica! Ah, Tata Susina, ti prego non farne troppa questa volta. Non ci ricoprire di gelatina come l'anno passato. Cos'è successo? Holly, Daisy e Poppy mi aiutano sempre a preparare il dolce. Ma l'anno scorso ne abbiamo fatto troppo e abbiamo... ricoperto tutto quanto il regno di gelatina. Me lo ricordo, l'inondazione di gelatina. Siete stati voi? Sì, siamo proprio state noi. Devo ammettere che l'ho trovato spettacolare. Ma non succederà un'altra volta. Vero, Tata Susina? Non deve preoccuparsi, Vostra Maestà. Abbiamo provato una nuova formula magica che riduce le dosi. Seguitemi, ragazze! Posso aiutare anch'io? Certo, Ben. Bambini, ripetete dopo di me. Cestino magico, per cortesia. Gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Cestino magico, per cortesia. Gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Urrà! Oh! È troppo poca ora. Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì, ce ne serve ancora. D'accordo, allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Oh, ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano! Il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io? Non credo di aver mai mangiato cibo degli elfi prima d'ora. Vuole assaggiarne un pezzo, Riccardo? Oh, grazie, Ben. Molto buono. Il cibo degli elfi è squisito. È vero, hai ragione. Tata Susina, provalo anche tu. Oh, volentieri, Vostra Maestà. Eseguo, visto che è un ordine regale. Ed ecco subito un altro ordine regale. A tutti i picnic delle fate dovrai sempre invitare un elfo.